Magari alla Camera i deputati grillini occupano i banchi del governo dopo che la presidente Boldrini aveva messo fine all'ostruzionismo dei 5 Stelle sul decreto IMU Banca Italia. Alla fine il provvedimento passa e non si pagherà la seconda rata della tassa sulla prima casa. 5 i commessi contusi nel parapiglia. Oggi il Movimento presenterà il tanto minacciato impeachment contro Napolitano, mentre Grillo invita i suoi elettori a indicare sul web la cosa peggiore fatta, secondo loro, dal capo dello Stato. L'accordo tra Renzi e Berlusconi sulla legge elettorale è cosa fatta. Il patto prevede una soglia del 37% per il premio di maggioranza e lo sbarramento ai partiti al di sotto del 4,5%. Restano invece i listini bloccati e la cosiddetta clausola territoriale che salverebbe la Lega. Bene così, ora tocca a riforme e lavoro, dice il segretario dei Democratici, ma i piccoli partiti e la minoranza del PD annunciano battaglia in Parlamento. Si chiama Fiat Chrysler Automobiles, il nuovo marchio del Lingotto. La sede sociale sarà in Olanda, a Londra quella fiscale, dove si pagheranno le tasse sui dividendi, mentre il titolo verrà quotato a New York e a Londra. Ora abbiamo un futuro più solido, ha dichiarato il presidente John Elkann, mentre Marchionne conferma gli investimenti promessi in Italia. Critiche sono arrivate dai sindacati. Oggi a Firenze la nuova sentenza per il delitto di Meredith Kercher, la studentessa inglese di 22 anni uccisa a Perugia il 1 novembre 2007. In aula ci sarà Raffaele Sollecito, ma non Amanda Knox, che ha dichiarato di avere paura e che non tornerà più in Italia. La giovane americana ha però scritto alla sorella di Meredith. Sono le 7.30, buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale. Dunque, in primo piano il voto di ieri alla Camera sulla seconda rata dell'IMU che non si dovrà pagare. Ma a scatenare la protesta dei deputati 5 Stelle è stata la parte del provvedimento che riguarda la ricapitalizzazione e la riorganizzazione della Banca d'Italia. Dopo che la Presidente della Camera Boldrini ha applicato la cosiddetta tagliola per interrompere l'ostruzionismo dei deputati 5 Stelle, nell'aula di Montecitorio si è sfiorata la rissa, come vediamo ora nelle immagini del servizio. Dichiaro aperta la votazione. Chi urla, chi canta l'inno di Mameli, chi bella ciao, chi salta sui banchi deserti del governo, chi si insulta e chi poi denuncerà le aggressioni, con i commessi impegnati a strappare cartelli e bandiere. È il caos scoppiato ieri sera nell'aula di Montecitorio, con le immagini che raccontano molto meglio delle parole. Mai si era vista applicare la cosiddetta ghigliottina da un presidente per di più eletto nelle liste di chi si era schierato contro il decreto in discussione. Mai si era vista in questo governo una maggioranza così risicata, 236 i voti a favore, 209 quelli contro. Raramente si era visto un decreto così spurio che mischia l'abolizione della seconda rata dell'IMU con un provvedimento che permetterà alle banche private, attraverso un'ipervalutazione delle quote di Banca Italia, di incamerare circa 4 miliardi di euro. Mai forse si era infine assistito ad una protesta così plateale, scatenata dalle opposizioni ed in particolare dal Movimento 5 Stelle, i quali, contrari alla ricapitalizzazione di Banca Italia, avevano chiesto invano di separare i destini dei due provvedimenti, lasciando passare solo l'abolizione dell'IMU. Dopo giorni di battaglia dagli scranni si è dunque conclusa nel peggiore dei modi l'avventurosa storia della conversione in legge di questo decreto. La Presidente Boldrini dichiara di essere stata costretta ad adottare il metodo della ghigliottina. Il Ministro dell'Economia Saccomanni fa sapere con un comunicato che non c'è stato nessun regalo alle banche, ma la contestazione non si è ancora conclusa perché dopo il caos in aula, dopo l'occupazione della Commissione Giustizia e della Sala Mappamondo ieri sera, i deputati a 5 Stelle fanno capire che la protesta non è finita. In che forma? Proseguirà, lo si saprà dopo la riunione fissata tra poco alle 8:30 del mattino. Una decisione extra procedurale aveva definito ieri l'eventuale ghigliottina Gianroberto Casaleggio, arrivato per un blitz in Parlamento a Roma in piena protesta ostruzionistica, durante il quale aveva ipotizzato nei prossimi giorni la formalizzazione del più volte annunciato impeachment a Napolitano. Poi è arrivata la notizia che sarà presentato in giornata, giusto il giorno dopo la comparsa sul blog del sondaggio col quale si invita a votare il peggior atto compiuto dal Presidente della Repubblica. Ed ora parliamo della riforma della legge elettorale trovata all'intesa tra PD e Forza Italia sul cosiddetto Italicum, che prevede la soglia per il premio di maggioranza al 37% e quella invece per lo sbarramento al 4,5%. Soddisfazione dal Presidente del Consiglio e malumore invece dai piccoli partiti.
Però sono 20. Adesso la parola all'aula di Montecitorio. Ci saranno sorprese, chiedono a Matteo Renzi. Sarebbe davvero il colmo, risponde. E aggiunge, ho scritto le regole del gioco con Berlusconi proprio per evitare di dover governare con lui. Accordo fatto, disco verde all'intesa sulla riforma della legge elettorale. Sia Berlusconi che Renzi hanno rinunciato a qualcosa, ma soprattutto entrambi hanno piegato le resistenze interne. Mai più larghe intese grazie al ballottaggio, dice Renzi. Mai più potere di ricatto dei partitini. Con queste regole qualcuno vince sempre. Rispetto al testo originale sono due le modifiche di peso. La soglia per il premio di maggioranza che passa dal 35 al 37% e lo sbarramento per entrare in Parlamento che scende dal 5 al 4,5%. Premio di maggioranza. Il partito o la coalizione che raggiunge il 37% dei consensi ha diritto a un bonus del 15%, ma con un tetto massimo, il 55%. Una clausola garanzia contro eventuali tentativi di modifica della Costituzione da parte di una sola forza politica. Sbarramento. Scende dal 5 al 4,5% per i partiti coalizzati, rimane all'8% per chi va da solo. E poi c'è la cosiddetta salva Lega, una clausola che tutela l'ingresso in Parlamento dei partiti che hanno una forte presenza regionale e che ottengono almeno il 9% dei consensi in tre regioni. Niente da fare sul fronte preferenze, rimangono le liste bloccate, anche se corte, un massimo di 6 candidati per lista. È l'accordo migliore nelle condizioni date, dice il Democratico Emanuele Fiano, capogruppo PD in commissione. Le condizioni date. L'accordo continua a non convincere la minoranza del Partito Democratico che considera la legge troppo sbilanciata a favore di Berlusconi. E mentre i 5 Stelle parlano di perdita di tempo e puntano al voto sugli emendamenti, dal nuovo centrodestra di Alfano salgono voci polemiche. Non accetteremo una legge vampirellum, dove i partiti più forti succhiano il sangue ai più piccoli, dice Gaetano Quagliariello. E da parte sua, Pier Ferdinando Casini, abemus il Renzellum, consiglio ai piccoli di non sprecare lacrime e di darsi una mossa. E apriamo la pagina dell'economia con le novità in casa Fiat, che da ieri si chiama FCA, ossia Fiat Chrysler Automobiles. Sarà una società di diritto olandese ed avrà la sua sede legale in Gran Bretagna, ma assicura l'amministratore delegato, non ci saranno conseguenze sull'occupazione. Eccolo il nuovo logo che sancisce il passaggio da Fiat a Fiat Chrysler Automobiles, il nuovo gruppo automobilistico globale varato ufficialmente ieri dal consiglio di amministrazione del Lingotto dopo l'acquisizione da parte di Fiat del 100% dell'azienda americana. Le novità più importanti però vanno ben al di là della nuova denominazione. Prima di tutto la quotazione, quella principale sarà a Wall Street per favorire l'accesso al mercato dei capitali, quella secondaria a Milano. Ma i riflettori erano puntati soprattutto sulla scelta della sede legale di quella fiscale. La prima sarà in Olanda, la seconda a Londra, che ha dalla sua uno dei regimi più favorevoli del mondo per la tassazione sui dividendi, attualmente intorno al 10%, mentre quello italiano oscilla tra il 12,5% ed il 27%. Per sapere dove sarà il quartier generale invece bisognerà attendere il prossimo 2 maggio, ma in effetti quello che emerge dalle scelte fatte è che Fiat Chrysler Automobiles debba essere ormai considerata un'azienda globale nel settore, la settima al mondo, un'azienda di certo non estranea alla crisi, come dimostrano i conti, utili inferiori alle attese nonostante le performance statunitensi e nessun dividendo. Ecco spiegato lo scivolone in borsa del titolo, che ieri ha perso oltre il 4%. Ma le novità emerse dal consiglio di amministrazione non hanno certo mancato di innescare polemiche. Molto critica la CGIL con Susanna Camusso, preoccupa, ha dichiarato che un gruppo come Fiat decida di andare a pagare le tasse in un altro paese. In realtà i vantaggi fiscali per FCA saranno sui dividendi, mentre le tasse continuerà a pagarle nei paesi in cui opera, ma è ovvio che quello che appare come un progressivo allontanamento dall'Italia preoccupi e non poco. A gettare acqua sul fuoco da Bruxelles ci ha provato il Premier Letta, dicendo che la questione della sede legale è assolutamente secondaria per un gruppo globale e che ciò che conta è che gli investimenti promessi in Italia vengano effettuati. Anche in questo caso il 2 maggio, con la presentazione del piano industriale, potrà dare delle indicazioni importanti in tal senso. E preoccupa anche il governo la vicenda Electrolux. Ieri c'è stato un tavolo congiunto al Ministero per lo Sviluppo Economico tra i sindacati e i rappresentanti del gruppo svedese per trovare un'intesa sul piano di risanamento proposto dall'azienda, ma restano tutte le perplessità e le preoccupazioni dei sindacati. Non ci ha convinto, in modo molto semplice, la proposta dell'Electrolux, che però ha accettato di aprire un tavolo negoziale, la quale
al quale parteciperanno anche le regioni, non ci ha convinto perché imposta tutto sul costo del lavoro. Chiuso l'incontro ieri a Roma con aziende e sindacati, sulla vertenza Electrolux, il ministro dello sviluppo economico Zanonato, a fianco dei quattro governatori delle regioni interessate, lancia un segnale chiaro su questa vicenda cruciale: solo se si fa gioco di squadra si può riuscire a spuntarla, evitando la chiusura della storica fabbrica di Porcia in Friuli Venezia Giulia, gli esuberi in quella emiliana di Forlia, Solaro in Lombardia e Susegana in Veneto e il taglio generale dei salari. Nel giro di qualche giorno si torna tutti al Ministero, annuncia Zanonato, parti sociali, regioni e vertici della multinazionale svedese per l'avvio ufficiale della trattativa, ma Ernesto Ferrario, amministratore delegato di Electrolux italiana, intercettato all'uscita secondaria del Ministero, conferma la linea. Andiamo avanti col nostro progetto e siamo disponibili a trattare, ma poi chiarisce: mai parlato di taglio dei salari, ma di riduzione del costo del lavoro. Resta il fatto che al momento dalla proprietà non è arrivato un piano industriale, ma solo la confermata necessità di ridurre i costi davanti alla concorrenza feroce dell'Estremo Oriente e il confronto con stipendi e produttività dei siti in Polonia. Zanonato porterà la vertenza al Premier Letta con i numeri degli esuberi. Esclusa Porcia, a rischio chiusura, sui 6.500 dipendenti attuali sarebbero 600, calcolati sulla giornata di 8 ore, 250 esuberi su 6 ore lavorative. Quanto al taglio del salario, da fonti sindacali non si tratterebbe più di 700 euro sui 1.400 dello stipendio medio, né dei 130 euro calcolati dall'azienda, ma di circa 300 euro in meno al mese. Preoccupazione e comunque compattezza da parte dei governatori coinvolti. Nel ruolo immaginato dal ministro, le regioni potrebbero contribuire anche loro favorendo la ricerca e lo sviluppo e gli investimenti a bassissimi interessi sulla filiera produttiva. E torniamo a parlare della presunta trattativa tra Stato e mafia, perché ci sono importanti novità. Nella puntata che andrà in onda questa sera del programma della nostra emittente Servizio Pubblico, vi faremo ascoltare in esclusiva l'audio delle intercettazioni tra Nicola Mancino e il consigliere giuridico del Quirinale, Loris D'Ambrosi. Un'anticipazione nel servizio. Pronto? Ah, Presidente, mi deve scusare. È l'audio originale, sono le voci dell'allora consigliere giuridico del Quirinale Loris D'Ambrosio e dell'ex ministro dell'interno Nicola Mancino, intercettate dalla Procura di Palermo nell'inchiesta trattativa Stato-Mafia. Uno scoop del programma Servizio Pubblico che nella puntata di stasera farà ascoltare il contenuto di 9 telefonate. La prima è del 25 novembre 2011. Mancino ha appena ricevuto una citazione dai magistrati di Palermo che vogliono interrogarlo sulle stragi dei primi anni 90. È intercettato, ma lui non lo sa. È infastidito. Parlando del magistrato titolare dell'inchiesta, dice: il solito Di Matteo. Il solito Di Matteo. E allora io poi sono molto scocciato, ecco, detto con franchezza. Al telefono D'Ambrosio, che qualche mese dopo sarebbe morto per infarto, ascolta Mancino, scettico nei confronti dell'inchiesta di Palermo. Sempre le stesse cose che ormai rifacciano, non mi sembra che c'è. Comunque D'Ambrosio si attiva e parla a Mancino di una lettera di Napolitano al procuratore generale della Cassazione per sollecitare un intervento su Pietro Grasso, allora procuratore nazionale antimafia, per un coordinamento delle indagini. La lettera dice così: allora, illustre Presidente. Nella terza telefonata Mancino, che oggi è imputato al processo trattativa per falsa testimonianza, chiede se sia opportuno parlare della questione al telefono con Napolitano. Come è noto nell'inchiesta, finirono anche 4 telefonate tra Mancino e il capo dello Stato, ma sono state distrutte per ordine della Corte Costituzionale in seguito al conflitto di attribuzione sollevato dal Colle. È attesa per oggi la sentenza sull'omicidio di Meredith Kercher. In aula ci sarà Raffaele Sollecito, mentre Amanda Knox prenderà le decisioni dei giudici dagli Stati Uniti. Sono attesi 500 giornalisti e comunque vada, la sentenza di Firenze farà discutere. È la quarta in 7 anni, un caso complesso quello di Meredith Kercher, uccisa a Perugia la notte tra il 1 ed il 2 novembre del 2007. Per l'omicidio della ragazza inglese nel primo processo i due imputati, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, vengono condannati rispettivamente a 26 e 25 anni. Prima di loro viene arrestato e condannato per omicidio in concorso Rudy Guédé. L'appello 2 anni dopo ribalta il verdetto e Amanda e Raffaele sono assolti. Le prove scientifiche che in primo grado li inchiodano sono considerate contaminate e perciò inattendibili.
Ma per la Cassazione è tutto da rifare. La Corte d'Appello ha avuto una visione atomistica dei fatti. Il nuovo processo si tiene a Firenze. Oggi in aula ci sarà solo Raffaele. Amanda è tornata negli Stati Uniti. Per i due il sostituto procuratore generale ha chiesto una misura cautelare in caso di condanna. Per sollecito potrebbe essere un divieto di espatrio o anche l'arresto. E forse con la sua presenza in aula Raffaele vuole convincere i giudici che in ogni caso non fuggirà. La difesa ha cercato di separare i due destini processuali e ha processo solo di riflesso, ha detto il suo avvocato. Per la Nox l'esecuzione della misura cautelare è ben più complessa, coinvolgendo le diplomazie di Italia e Stati Uniti. Per lei l'accusa ha chiesto 30 anni per omicidio e per calunnia verso Patrick Lumumba, accusato da Amanda del delitto, e 26 anni per Raffaele. Meredith sarebbe stata uccisa dai due durante una lite per la pulizia della casa scatenata dal comportamento di Rudy Ghedè. La vicenda dei due Marò trattenuti in India da 2 anni con l'accusa di aver ucciso 2 pescatori è rientrata in queste ore la delegazione parlamentare che nei giorni scorsi ha incontrato i 2 militari, mentre ieri è arrivato un nuovo monito da parte dell'Unione Europea nei confronti del governo di Nuova Delhi. Vediamo. The Italian Marines in India. Anche l'Unione Europea alza la voce sul caso dei fucilieri italiani ancora ostaggio della giustizia indiana che potrebbero rischiare fino a una condanna a morte. E lo fa per bocca del capo dell'esecutivo Manuel Barroso che da Bruxelles lancia a New Delhi un avvertimento che suona come una minaccia. Ogni decisione sul caso, spiega Barroso, può avere un impatto sulle relazioni generali tra l'Unione Europea e l'India e verrà valutata attentamente. Come dire, l'Europa è contraria alla pena di morte in qualunque situazione, dunque è importante rispettare il diritto internazionale, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Parole che non suonano superflue e che anzi rappresentano un salto politico e diplomatico sulla vicenda chiesto da tempo dal governo italiano. Anche perché la vicenda dei 2 fucilieri, Girone e La Torre, accusati della morte di 2 pescatori indiani scambiati per pirati, ma ancora in attesa dopo 2 anni di un'accusa formale che potrebbe prevedere anche la pena di morte, non è un caso che riguardi solo l'Italia. In gioco c'è l'intero schema della lotta alla pirateria nella quale l'Unione Europea e la NATO sono impegnate. Il prossimo 1° febbraio l'inviato di Mistura partirà nuovamente per New Delhi, dove il 3 si terrà l'udienza della Corte Suprema sul ricorso presentato dall'Italia, che include la richiesta di far rientrare in Italia i 2 militari in attesa dell'avvio ufficiale del loro processo. E proprio sulla vicenda dei Marò c'è un aggiornamento. Le agenzie di stampa adesso hanno battuto un'anticipazione di un giornale indiano. Il governo indiano avrebbe chiesto al Ministero della Giustizia di non applicare la legge antiterrorismo. Così scrive il giornale indiano The Indian Express in un articolo. Il giornale sostiene che al Ministero è stato fatto presente che la legge in questione è stata concepita per contrastare il terrorismo e la pirateria e che questo non è il caso della vicenda in cui sono morti i 2 pescatori. E adesso lo sport con il calcio. Nell'incontro ieri di Coppa Italia tra il Napoli e la Lazio vincono i partenopei che in semifinale incontreranno la Roma, ma gli occhi sono puntati sempre sulle novità del calciomercato. Vediamo quali. Juventus ed Inter lanciate verso il derby d'Italia di domenica, ma ancora alla ricerca del colpo di mercato che arricchisca le rispettive rose. Mirko Vucinic potrebbe essere sistemato in Inghilterra con un ritorno di fiamma dell'Arsenal. La Juve avrebbe trovato l'accordo con la squadra di Wenger per il prestito. Manca l'occhio del calciatore che desiderava restare in Italia. La chiusura dell'operazione avrebbe un valore doppio perché consentirebbe di portare a Torino Osvaldo, messo fuori rosa dal Southampton dopo il pugno al portiere José Fonte. La proposta di Marotta riguarda un prestito fino a giugno con diritto di riscatto, soluzione poco gradita agli inglesi che però non vogliono più avere a che fare con l'italo argentino. Il Southampton chiede 6 milioni per il prestito oneroso oppure 18 milioni per la cessione. Anche l'Inter potrebbe essere interessata, tra i concorrenti per Osvaldo anche West Ham, Monaco e Valencia. Dal Brasile è arrivata la voce che la Juventus avrebbe richiesto il prestito di patto al Corinthians, risposta negativa. Intanto sul futuro di Conte Marotta ha fatto sapere che in primavera ci sarà il rinnovo fino al 2018 per 4 milioni all'anno. In casa Inter il primo colpo di Toir potrebbe essere il portoghese Nani, chiesto il prestito al Manchester United. Lo scoglio è l'ingaggio molto alto. Addirittura un tentativo per lo scambio di prestiti con Guarin, il cui manager accusa Mazzarri di averlo scaricato. Nel frattempo il presidente sta concentrando gli sforzi per il grande obiettivo Hernanes, ma non è semplice arrivare alla conclusione. L'ultima proposta dei nerazzurri sarebbe intorno ai 13 milioni cash più il giovane Mbaye, attualmente a Livorno, e valutato 7 milioni. Il presidente Lotito dice che il brasiliano non è in vendita e che deve essere lui ad uscire allo scoperto se vuole andare via.
Lo titola dal canto suo propone al giocatore un rinnovo per 5 anni a poco più di 2 milioni a stagione. I tifosi laziali sono in fermento. Il manager di Hernanes, Joseph Lee, sta trattando con i dirigenti dell'Inter. È il gioco delle parti. Il Milan, dopo aver accolto il Siena, completa il centrocampo con il talento franco-algerino Tarabt, che arriva in prestito dal Fulham e di proprietà del Queen's Park Rangers. E prima di chiudere, un aggiornamento per quanto riguarda i mercati internazionali. La borsa di Tokyo ha chiuso con un meno 2,45%. Era davvero l'ultima notizia, sono le 7:49 minuti. Subito dopo la pubblicità torna Paolo Sottocorona per le previsioni del tempo e poi c'è Alessandra Sardoni che conduce il dibattito politico. A tutti voi grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani. Una buona giornata.